Montepilino, quello lì. Sì. Quanti metri è? 2478, mi sa. È la terza montagna degli Appennini, no? E questo castello, allora? Questo è... come si chiama il famoso... architetto dell'arte militare del 400? No, vabbè, questo non mi ricordo. Non te lo dico. Scendiamo piano. È un po' qua, è un po' scomodo perché là stiamo lavorando e non si passa all'asfalto. Facciamo piano. Quindi questo è stato fatto nella prima epoca quando? 1200. Quindi Svevo? Svevo. O Dormanno? Svevo. Poi sono venuti dopo. E poi Nicola? Oh, è uno dell'arte militare. Questo è uno dei pochi rari in Italia. Il castello, in Toscana un paio di castelli del genere, questa forma di fortezza. Questo era un castello fortezza, perché noi qua stiamo, Scurcola era l'avamposto di Alba Fucens. Ti rendi conto che Alba Fucens è quella, vedi là sopra? Sì. Dove andate voi a mangiare, lì di fronte, quella è Alba Fucens. E venendo da Roma, tu immaginati che davanti a noi c'era il lago del Fucino dietro questa collina, qua, sì, a 2 chilometri da qua. Quella era Alba Fucens, la vedi? Sì. Alba Fucens, e Scurco era la sentinella di Alba Fucens. Venendo da Roma, era la vedetta. Poi c'erano il posto di... Quindi era un castello militare? Militare, più che altro. Nicola Martino? Quindi, Nicola Martino? Sono ignorante in materia. E quindi qua, che cosa succede? Che alla fine è stato rifatto 1400 dagli aragonesi, quindi. Poi dopo sì, poi dopo ci hanno messo mano gli Orsini, davanti poi c'è lo stemma degli Orsini, poi abbraso dai Colonna che sono venuti dopo, ah, capito? Però lo dico, l'epoca è quella aragonese. Sì. Questa è la parte dietro della sacrestia. Qua per esempio si dovrebbe tutto sistemare, no? Tutto con un parcheggio, roba del genere. Ma forse lo lascerei così invece. Sì, però vedi. Sì. No, lo lascerei così. Sì. Tagliare l'erba sì, ma lo lascerei così. Qua trovare qualche parcheggio, fare qui, vedi. Un parcheggio più esterno, sì. Aumentare i parcheggi qua. E quello è un altro discorso, ma qua no. Noi abbiamo fatto il giro. Dobbiamo venire pure qua, però non sempre trovi parcheggio qui. È aperta? Sì, è aperta, sì. Aspetta a parlare. Ma il terremoto qua che danni ha fatto? Non tanti. Perché sta sulla pietra, sta. Però ha creato i presupposti per andare giù il paese. Si è sfaldato il centro qua. Questo è l'ingresso qui. Guarda, vieni qua. Questo è un portale rimontato che era a Santa Maria della Vittoria alla Cardosa. Il famoso complesso abbaziale che creò Carlo Vangiò. Ce n'è uno qui rimontato e uno nella chiesa di Sant'Antonio. Lo stesso identico, c'è il fiordaliso francese, vedi? Eh sì, quello dei Capetingi, no? Tutti. Questo una volta era l'ingresso principale, perché dava sul paese. La porta secondaria di là, adesso è di là, sarà un po' stravolto, ma questo era l'ingresso principale, perché Scurcola venivi da sotto. Noi stiamo qua, sotto, in piazza stiamo qua. Questi portali erano fatti nel 2014, questi sono unici, in bronzo, un artista di Verona li ha fatti, non so nemmeno come si chiama.
E questo è il... No, te lo sto dicendo. Lo sto preparando questo. Ma poi lo fai. Però mo, per vedere la strada, andiamo qualche momento qua. Ma non è bello, non è. E poi ci andiamo. Fai la foto. Sì, ma quella è... Mi fa proprio la foto. Sì, lo sto a fare la foto. Ma che moneta, per cosa? No, perché se vieni qua con la moneta ti faccio vedere quello che cosa. Ma dove sta la Madonna della Vittoria? Quella è la moneta. Dove si mette la moneta qua? Ecco, la vedi? Guarda, mo fermati. Hai capito che sistema per illuminarlo? Da poco. Allora, questa qui è la statua della Madonna della Vittoria. Il trono, invece, è del 1860, perché la statua è concava. Intanto è di pioppo, tu immagini che questa sia la statua. Dietro è concava, è vuota, è soltanto dalla parte di questo preso. Quindi questa risale, questa Madonna, al 1268. Secondo quello che e dico. Perché c'è questo fatto del concavo per qualche motivo in particolare? No, perché il tronco è, tu immagini, il tronco è rotondo, è metà tronco. Quindi questo è vuoto. Quindi il si dice che fu messo il trono proprio perché deve evitare, quando si porta in processione, di guardarla, perché è brutta in effetti vederla così. Poi questa è stata incoronata nel 1757. E lo scettro 10 anni dopo, nel 1868. Quindi questo, diciamo che è stato l'ultimo regalo che hanno fatto il Regno di Napoli, 1860. Oh, sì. Quindi... Infatti sono fatta a Napoli. L'ultimo regalo del Regno di Napoli, no? E poi tutto il trono... Questa chiesa era più piccola, questa nel 1849 è stata messa in questa forma. 1849. Quindi un altro regalo di Ferdinando II di Borbone. La corona e la scettro fatta da Borbone. Ma pure che quello che dico io. Certo. No, non parlo più. Mi fa dire puttanate. Ma non è... Sì, sì, bene. Allora, io ho trovato un documento, e poi te lo vedrai scritto quando ti darò il libro in agosto, che il re, che il sindaco di Scurcola è andato a perorare la causa a Napoli al re, il quale ha avuto poi il contributo per realizzare questa struttura. Quindi, il sindaco era Cosimo Bontempi, quindi dava qua di fronte. Quindi il legame tra Scurcola e Napoli è sempre stato fortissimo, fin da lì. Il regno di Napoli. Sì, però è il legame molto forte pure. Qui adesso è chiuso pure qua dietro. Oh, dice il quadro della Badia Quercia, 1700. Fu nominato questo idrofista. La Badia Quercia fu mandato per rivendicare il diritto di pesca che l'abbazia aveva, vedi? Non è se parte l'allarme, se vai più avanti, non lo so. Vabbè, non è suonato fino a mo. Fammi un po' vedere una cosa. Non lo so questo. Queste sono armature, questa è Dangio, no? Il segno dei Capetingi, sì, i gilli famosi, cioè dei Capetingi, Angioni francesi, no? Sono del 500. Apparente questo simbolo nasce con il regno, sì, no? Sì. Nasce con il regno dopo gli Svevi, con Dangio ne adottato. Tutta questa statua. Eh? Gioiella è questa statua. Questa fu incoronata dal 1757, quindi da, si fanno i centenari, quindi da nel 2007 c'era il 250° anniversario. Ma io non ho capito, è la statua che è stata fatta su un tronco di legno. Sì, è dipinta. E quindi dietro è stato messo perché era brutta da vedersi. Il trono, sì. Quindi 1700, quindi parliamo di Re Carlo. Sì. Questa, quando si fanno poi a Scurcola i centenari, si rievoca il festone a Scurcola, la festa straordinaria. Nel 2007 c'è stato il 250° anniversario dell'incoronazione. Chi è stato il presidente del comitato? Sì, è stato Peppino Morzini, bravissimo. Eravamo 57 persone nel comitato, era un comitato grosso, con tutte personalità.
Allora, poi tutte queste pitture, queste naturalmente sono delle 850. Sembra roba borbonica. Come pure i quadri, guarda, per esempio, questo è 1700. Questo qui, San Giuseppe. Poi la maggior parte dei quadri qua dentro sono del Giannantoni, che è un pittore di Degla Gozza del metà 800. Quello invece è di Filippo Balbi, di Alatri. Ah, questo qui è firmato dietro. Poi ce n'è uno qui sotto del Mazzanti, che è del 1749. Il ginocchio dove non ci fanno, faccio vedere qui, però. Questa qua la vedi? Si riesce a vedere la data, 1576, fotografo. 1576, io sono ignorante, quindi il modo di dire agli anni non... Perché quello stemma lì? Quale? Siamo del Comune di Sculca nel 1525. Quindi parliamo dell'impero delle Spagne. Sì. L'inizio dell'era delle... Siamo nella tua... quello che tu fai decantando. No, quello che tu sei, non che io decanto. Scusa. Questo qui è del 1800. E nel tuo patrimonio genetico. Sia questo che questo sono fatti... Sì, però sai Peppino, il problema sai qual è? È che io sono pure fanatico, però tutte le date importanti legate a questo luogo di culto sono tutte ante 1860, sì. Dopo avete solo avuto Mattarella, sì, qualcosa. Sì, sì. Quindi qualcosa forse va pure lasciato, no? Questo oro mi sembra stato fatto con le offerte degli americani che andavano in Italia. Questo qui è un altro quadro. Allora, questo è il confessionale. Il pulpito, vedi? Il pulpito. Ah, il pulpito, sì. E questo è del 1741, di Ludovico Mazzanti, che era un pittore nato a Viterbo. E questo, da quando l'hanno restaurato, se tu vedi, si vedono molti gli scuri. Devi cercare una... Ecco, se vieni qua in questo momento, vedi? Non vedi? Questa è San Sebastiano con la Madonna dei Sette Dolori, Madonna addolorata. Vedi questo stemma? Sì, se la Madonna. Sta anche molto presente a Sessa, nei portati di Sessa, che ha in comune con Scurgo la lascia delle confraterne, e a Napoli è piena pure. C'è una bella targa pure quando fecero questo pavimento nel 1889. Questo qui, i principi del Fucino. Tu sai perché è stato fatto in questo modo? No, queste sono losanghe bianche e nere. No, lo sai, poi te lo spiego a telecamera spenta. Tu guarda, scultura, questa è la seconda chiesa di scultura, ma sono notevoli come chiese per la popolazione di Sculca. È una ricchezza enorme. Qua parliamo di nobiltà decaduta, qua parliamo di ricchezza. Tu guarda che belli panneggi sopra, Madonna. Ma qui parliamo di un posto molto aristocratico, ma si vede nelle persone, in tutto. Un passato quando eravamo re. Qui c'è l'altro portale fatto di recente. Questo è in bronzo, è unico, eh. Sono stati gettati i gessi, non davanti sono stati disfatti. Oh, che bello qua. Questa è la parte più assolata, diciamo, è così. La cosa non mi piace è che la sera hanno l'illuminazione rosa. Perché? Perché rosa? Ci sta una polemica in piazza. Un fratello di mia suocera dice che non è illuminato. Perché? Ma qui si scende verso casa tua dalla posta? Sì. Perché? Che hanno fatto? Una volta rosa, una volta la festa delle femmine, una volta. L'eccidio di quelli, hanno fatto con le luci, Sì, come facciamo noi alla Rocca Iano. Alla Rocca. Sì.
E questo si è pure lamentato, dice, magari avete fatto cambia colore in continuazione questo. Vabbè, le polemiche di piazza vuol dire che un paese è ancora vivo. Quando non ci saranno più le polemiche vuol dire che è finito tutto. Le capere sono sempre importanti. Pippi, c'è qualcos'altro da dire su questo? No, A posto così. che ti devo dire più di questo? Che qui questa campanile, il 59, era fatto diversamente. C'era anche una palla di rame sopra. Un fulmine il 29 di luglio, 27 luglio del 59, lo ha distrutto, l'ha buttato giù, tanto che la cupola è stata stronca a metà. Lì c'era una ragazza che si è salvata per poco perché è cascata sotto. Infatti c'è il parafulmine, Oh, vedo. aspetta. Oh, poi nel 91, quando io ero vice sindaco, abbiamo rifatta la cuspide piramidale con delle viete che si stavano rovinando, e poi 10 anni fa, 4 o 10 anni fa, il parroco c'ha la rifoderata, vedi, con una cosa di rame. Mi dicevi questa, che cos'è, cappella? Santo Stefano Protomartire era, cappella privata della famiglia dei Bondelli. Che il palazzo stava qui sotto, Sì, distrutto dal terremoto. sotto, sì. Dicevo di particolare, quando nel 91 si stava rifacendo il tetto, perché era ormai tetto fatiscente, l'ha rifatto l'amministrazione comunale, c'erano due croci, quella che vedi là sopra e un'altra davanti. Allora la ditta diceva: come la mettiamo queste croci? Vabbè, se quella la mettiamo che guarda scurcola di là, questa la mettiamo che guarda scurcola di qua. Perciò quella scelta l'ho fatta io. Mamma mia, Ero là sopra, non hai scontentato ero nessuno. vice sindaco in quel Non hai periodo. scontentato Stavo là nessuno. sopra e diceva: come la mettiamo? Mettiamola girata dall'altra parte. Non hai scontentato Ma nessuno, quella insomma. poteva essere girata pure dall'altra parte o da Come no? un'altra. Quando qui c'erano i piemontesi e arrivarono gli insorgenti dentro il paese, che è successo? Che dalla Madonna della Vittoria, le truppe piemontesi sono passate qui, in questo viottolo. Qua c'è un viottolo che adesso non si vede, e che va a rifinire a Sant'Egidio, alla chiesa all'ingresso del paese. Molto bello. Lì hanno aspettato Foldi che veniva da cosa, da Magliano, con le due compagnie. Sono arrivate, poi hanno riaccerchiato il paese. Riaccerchiando il paese, gli insorgenti sono dovuti scappare. Giorgi è stato il primo a fuggire, gli altri sono rimasti dentro il paese. Qua siamo proprio alla portella. Viottolo dove sono precipitati sotto per poter liberarsi dagli insorgenti che venivano dalla parte ovest di Scurcola e l'avevano presa d'assalto. Quindi questa è la, questa si chiama la portella, l'ingresso di est, giusto? Sì, ma quello che ti dicevo, perché dovevamo andarcene a piedi sotto? Perché da qua noi facevamo a zig zag tutto il centro storico. E qua è importante guardarlo, vedi? Parallela a questa, se noi seguiamo questa strada, c'è la porta di Cantalupo, che era la porta ovest di Scurcola. Dalla parte in cui sono fuggiti poi Giorgi con la banda, la parte ovest, deve andare verso Sorbo. Qui, questa è tutta la curva di livello, ci porta Ma è lontano da qua. 300, 200 metri, 300 metri. Possiamo pure arrivarci. Dipende da te. Tanto è piano, quella che incontriamo adesso è via Corradino. Sì. I nomi della battaglia, dei nomi della battaglia. Questa qui, Via Lardo questa è pure. via Lardo, e lì sale sopra via Carlo D'Angiò. Passiamoci qua, che per lei è più comodo. Ah, quindi qualcosa a scurgola per Carlo D'Angiò l'ha fatto, insomma. Come vanno le strade? Almeno No, le strade. dicevo pure in quell'intervista che questa è la più importante e la più lunga, via Corradino. Via Corradino è più corta, dove non ci passa quasi nessuno. Sono tutti.
Che qua c'era. Come si dice? Da me come si dice? Fai del bene, scordalo, e fai del Fa male, male e pensaci. pensaci. Vedi, qua c'erano tutte le abitazioni. Qui c'era un palazzo. Ormai si sta. Vedi, qui c'era un palazzo mercantile. Noi altri 5 minuti arriviamo alle piazze. Sì, lo so. Sì, lo so, ma l'avevo fatta quella sera, Allora, me la ricordo. guarda. L'unico che è morto di scurcola nel 1861, L'unico che è morto di scurcola nel 1861. 1861, è stato Costantino Oddi, che abitava in questa casa. Papà di Costantino Oddi era anche un comandante della Guardia Nazionale, aveva 22 anni, probabilmente era un testa calda. È Eh uscito sì, lo fuori, dicessi, sì. sì, è uscito fuori, qua l'hanno ammazzato. La Guardia Nazionale però era filo piemontese. Era filo piemontesi, lui era filo piemontesi, comunque i borbonici qua l'hanno ammazzato. Vabbè. È l'unico che è morto, però stranamente il sindaco e il fratello che era l'abate, l'abate dice che è morto a causa del passaggio della banda a Giorgi, mentre il sindaco è morto nella propria abitazione. Secondo il Cerri, invece, che ha scritto nella relazione brigantaggio, c'è morto davanti alla propria abitazione. Questa era via Clemente. Questa è sempre una via pure. Qui è nato, quindi abitava. Sì, abitava qui. Questa è via Clemente IV, sempre per. La vediamo più sotto. Sempre per stare nel tema della battaglia. Questa sembra una casa che valeva parecchio, l'hanno abbandonata però. Ecco via Clemente IV. Via Clemente IV. Ecco via Carlangio. Però, però di cartelli ce ne avete messi tre per Carlo D'Angiò, almeno questo. Perché per farvi vedere da tutte le angolazioni. Povero Carlo D'Angiò. Questa qui era la casa di mia nonna. I miei nonni materni, questi qua. Poi l'abbiamo venduta a dei romani, poi lui è morto, l'aveva recuperata e ora la sta rivendendo perché poi non c'è più. Se è morto, sì. Cani quando io sono brutto dentro. Siamo arrivati alla zona est, alla porta est siamo arrivati. Questa, no? Casa, era questa di là. Vedi? Ti faccio Questa un'altra cosa è importante. anche una strada importante, vuol dire che Questa è il via ricordo non è Vittoria. via Tre Abruzzi, vedi? Ah, questa di qua, sì. Citeriore, ulteriore uno e ulteriore secondo. Però è una strada senza uscita, vedi? Qua c'era il vecchio, qualcuno dice municipio, io non lo so, non c'è nessuna documentazione, ma questo è lo stemma dei Colonna e della municipalità di Scorcole. Se vedi, i marcapiano provengono da Santa Maria della Vittoria. Quindi molte pietre, molte Vabbè, prima si faceva, marcapiano. si recuperava Quella è una via. parte, se metteva un altro. Molti dicono che questo era il vecchio municipio, non lo so perché non l'ho mai trovato nessuna fonte Questo stemma qua è documentale. molto importante. Lo stemma era quello di Colonna, però vedi? Con lo stemma della municipalità. Che c'erano i gigli, vedi? Gigli. Scendi un attimo qua, guarda che bella veduta che ci stava qua sotto. Però questo era un palazzo, questo qua, guarda. Puoi andare a vederlo, Questo era un palazzo signorile, vedi? Questo qui. C'è una scala in pietra, come se fosse, come si dice, una scala a chiocciolo. Vai, vai, vai. Qua si arriva infatti nell'orto. Vai, vai da sopra. Bellissimo qua sotto. Fatto. Grazie.
bella pergoletta, cosa molto carina. Questa fontana qui era prima nella piazza di Sant'Egidio. Ah. Fu la prima fontana messa con l'arrivo dell'acquedotto 1888 alla Cappelle. Poi per una diversa sistemazione è stata messa qui. Ecco la porta, questa è la porta di Candarupo. Era la porta a ovest, diciamo. Est. Est. Est stavamo di là. Ah, ovest. Vedi tutti gli architravi, tutti decorati. In pratica, Giorgi, da qui scendiamo al termine di questa discesa, verso di là è Sorbo, la direzione di Sorbo, capito? Via degli Orti Incantati, che cosa? È pure una cosa favolosa la sopra via degli Orti Incantati. Vedi, prima il paese aveva tutti questi architravi, più o meno fatti così. Poi negli anni 70, per poter sistemare la casa, che hanno fatto? Hanno messo gli stili di marmo, di Piero di Corè, abbruttendo tutto. Ma questi erano i portali originali. Vedi, ancora qua ne stanno parecchi, parecchi sono stati rovinati. Sostituiti da chi ha sistemato le case. Qui per esempio ecco, vedi, qua c'era un bel portale che non ci sta più. Erano tutti i portali a questa maniera, paese. Ne vediamo uno là, questo è molto bello. Come una tutta vita squadrata. Ma devi calcolare che negli anni 70 c'era. No, ma negli anni 70 ci fu il virus della modernità. Sì, quello. Quindi tutto quello che era vecchio. Che diceva tua moglie, questo, no? Ma ovunque, non solo a Scurgole. Ma non solo a Scurgole, in tutti gli anni 70 ci fu proprio la cancellazione del. Guarda gli esportali che ci stavano. Per esempio, negli anni 70 nacque la teoria che l'olio di oliva faceva male, faceva bene l'olio di semi perché era grasso, capito? Quindi ci fu la cancellazione della tradizione in maniera selvaggia. Sì, siamo riusciti alla Madonna, alla santuario, qua dietro Stanco siamo su quel palazzo Bondembi che è stato. Chi abitava? Il sindaco e l'abate di Scurcola. Ah. Quelli di 1860 abitavano qui. Questa era la loro casa, perché era il palazzetto dei Ciofani che l'avevano preso per linea materna con i De Giorgio che vennero a Scurcola quegli anni. Ma poi, scusa, hai visto la caratteristica di questo palazzo? Come gira a semicerchio? No, come gira a semicerchio, là i carri venivano da là, c'era proprio lo scarico del centro, sotto c'era una scala e da sotto a sopra chioccia di pietra, fatta così. Per andare sopra con le merci. E qua non. Tutta una va bene. Disegno, ho visto. Questi servivano da reggere la banda verticale e orizzontale, no? Ah! La mensa la faceva, no? Questa è via delle scuole, perché poi c'erano le scuole verso le maestre di prima. Fino a quando stavano le scuole qua sono state? E io sono venuto all'asilo. Ah, quindi tu pure. Qua sotto c'era la chiesa di Sant'Angelo, che era la collegiata prima negli anni 400-500. Vedi qua tutti i portali, vedi tutti fatti a questa maniera. Gli angoli di sostegno. Qua li hanno rifatti nuovi, vedi? Guarda che ti faccio vedere qua, l'Arco Anzini. E questa che porta è? Arco Anzini. Anzini erano i proprietari del palazzo. Asilo qua. Sì, c'è il vecchio asilo dei maestre pie. Guarda quando si vedeva qua il lago. Guarda che portale. Bellissimo. 1713. E questa Madonna che l'hanno bittata, l'hanno fatta bitta, no? Questa l'hanno bittata, era una Madonna bellissima. Io ho le foto originali. Qualcuno che si deve bittare, guarda che questa è del 700. Perché ci hanno fatto? Come? Chi non è bittata la vernice l'hanno bittata?
Si dovrebbero recuperare queste, no? E come fai a recuperare questo? Non so. Guarda qua che scalinato. Ma questo è un delitto questo che hanno fatto. Bellissimo, questo Qua si fa la processione del Venerdì Santo, si viene qui, viene tutto. Ma qui è ancora una sigla. Poi un'altra cosa qua. Questo era un ascito, 1895. L'hanno lasciato le maestre pie, ma l'hanno data però al vescovo, l'ascitario l'ha lasciato al vescovo. Dopo 100 anni è potuto vendere e l'ha venduta alle famiglie private. Tutta la roba pubblica se ne vanno a friggere. Ma se non è utilizzata, che vuoi fare? Questo è che negli anni 70 ci Allora, stanno calcola, chiudendo. calcola che a Napoli ci stanno 330 chiese. Guarda, Sapessi le chiese che stanno chiudendo e che usciamo da stanno qua, cercando di vediamo che affittare. bella facciata qua. Stiamo rifacendo mezza via, torniamoci indietro. Ma questa Madonna, guarda come l'hanno pittata di sconcio, l'originale ce l'ho fotografata. Me la mandi? Niente La mando sì, mi ricordo dove ce l'ho. pareva. Risaliamo via. Che epoca? Hai recuperato l'avvocato Valenzano? Ma che? 1200, dai. Ah, 1200, sì, Questo si è dove vede. dicono che Corradino abbia dormito, non ce lo dice nessuno. Quindi soltanto io ho capito una cosa, quando lo hanno ristrutturato, qua dentro ci sono delle grosse catene ancorate al muro. Secondo me questo era il palazzo delle prigioni, perché le prigioni c'erano, 500 ho trovato scritti sulle confraterne. Aspetta, te lo guardi dopo questo. Guarda questo portale, guarda. Ed ecco la targa che ti lui. A parte le finestre bifore, queste sicuramente provengono da Santa Maria della Vittoria. Sì, queste tipiche epoca angioina, proprio pieni palazzi angioini su tutte queste finestre. Vedi questa targa? Sì, ho visto, ho visto. Palazzo Corradini. Chi lo dice? E ha dormito qui. Vabbè. Ma di certo una cosa è sicura. Vai a sinistra, no? Corradino è un pezzo di storia importante, però alla fine Vai a Carlo sinistra. D'Angiò è quello che ha fatto, che ha lasciato. Questo era il Palazzo Bondi. Quale? Quello che abbiamo visto. La scuola chiesa, vai avanti, no? Siamo di fronte alla chiesa che siamo arrivati. Lo so, ho visto. Ecco l'altro simbolo bernardiniano, vedi? Perché? Che c'ha di particolare? San Bernardino, E è perché? l'ologramma di Bernardino, scusa, Ah, San sì, Bernardino ci è sta passato. passando. Però c'è molta devozione per San Bernardino. Sì, c'è una confraternita. Poi quando andremo sulle confraternite. E questo palazzo, questo, esce. Dove stava questo manifesto? Sì. Stavamo là sopra. Questo l'ha acquistato un mio amico da poco, l'ha recuperato. E adesso quello fa pure il fotografo. Io gli ho detto che doveva fare per tenere gli asti bianchi. Vedi qua è tutta una zona. Da recuperare sarebbe qua. L'epoca cambiano, prima chi stava nei borghi era benestante e nelle campagne ci stavano. Questa pure era una famiglia benestante, Invece insomma. adesso le cose sono cambiate, i benestanti si fanno le ville nelle campagne, invece nei borghi ci vanno le persone meno abbienti, tutto cambia. Tutto cambia. E poi ritornare ai punti di Qua partenza. abitava un signore che è morto a 103 anni e io Beato ho lui. avuto l'onore il giorno del 100º anniversario di fargli le fotografie. Pensa tu. E Capito? Non l'avevo mai come si fotografato. chiama questo? Si chiamava Vincenzo Farina. Io, poi era il nonno. Il parente di Caterina? Sì, no, no, di quello no. Il nonno
La nipote ha sposato mio cugino. Tu guarda il vicolo Maiella, quando è bello, vieni qua. Immagina di vederlo, questo, quando c'è la neve sul Monte Velino. Sì, sì. Allora, senza di andare qua, perché Cinzia è andata avanti. Sì, è andata. Andiamo avanti qua. Dalla macchina. Tu guarda quando questo è innovato, ci sono delle fotografie bellissime in questa posizione. Qui qualcuno l'ha recuperato, questa gente romana, vedi? Gente che abita a Roma, questi qui l'hanno recuperato. La stanzetta dei figli quando vengono d'estate, vedi? Perché qui con la macchina ormai ci arrivi da tutte le parti. Vedi, questi l'hanno recuperato pure abbastanza. Bene, ma hanno fatto un bel recupero. Come si attaccavano? Questi attaccavano le asine. Eh sì. Arriva dentro la casa, attaccavano le asi. L'avevo visto che hanno recuperato questo pezzo. È molto bello questo. Ma questo prima non stava recuperato. Infatti di ieri questo Matini a matta.